Ampliamento della zona pedonale, stop agli alcolici da sporto, più forze dell'ordine. È quanto deciso dall'amministrazione comunale di Varese in sintonia con le attività del settore, alle quali il comandante della polizia locale Matteo Ferrario ha consigliato l'impiego di addetti alla sicurezza. Insomma, per i prossimi 3 weekend, cioè fino a metà giugno, la movida cambierà volto. Da venerdì a domenica, festivi e prefestivi, l'area pedonale sarà estesa a piazza Beccaria e via Vetera dalle 20 all'1 di notte. I clienti non potranno circolare con bevande alcoliche a partire dalle 19. Si potrà sostare in piedi col bicchiere in mano anche all'esterno dei locali, ma solo nell'area che fa riferimento all'attività e ferme restando le distanze di sicurezza. Concessione che non convince Confesercenti, la quale avrebbe preferito che venisse imposto il solo servizio al tavolo. Si sarebbe ridotto l'incasso, dicono, ma anche il rischio. Quindi la nostra proposta anche del servizio al tavolo andava probabilmente a ridurre quel quid economico di introito, diciamo, del consumo in piedi, ma che aveva una gestione organizzativa più pensata, che evitava gli assembramenti e non aggiungeva il costo del buttafuori, permettiamolo, chiamiamolo così, almeno a 120 euro a serata, perché una persona preparata iscritta all'ordine comunque si aggira intorno a quella cifra. Rinunci a un pezzettino oggi per non subire la minaccia della chiusura e o alle 22 o totalitaria, perché se delle azioni preventive non funzionano e i contagi dovessero aumentare, le delibere regionali vengono calate dall'alto senza questo dialogo che noi abbiamo possibilità di fare con l'amministrazione locale. Soddisfatta Confcommercio, per cui le cause di forza maggiore potrebbero trasformarsi in opportunità, non a caso Zambelli propone di estendere ulteriormente l'area pedonale. Per esempio, mi piacerebbe vedere anche la via Volta pedonalizzata nelle ore serali, anche perché non dimentichiamoci che la via Volta è proprio la via che porta alla piazza Montegrappa, altro punto della movida. E poi, cioè, sotto i portici della galleria c'è cioè la gelateria, va bene, non facciamo nomi per non fare pubblicità, e questa gelateria lavora tantissimo e alla sera veramente la gente è accalcata sotto il portico, così avrebbe anche più spazio per muoversi e per poter conversare o mangiarsi un gelato comodamente senza dover essere costretta agli spazi limitativi sotto i portici.